due furti subiti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro nell'ultima settimana. Si aggiungono a tutta una serie di problematiche sulla sicurezza nella lista dell'elenco che arriva dal supermercato Tigre di Pantano. Da qui la volontà di denunciare il tutto non soltanto alle autorità, ma anche pubblicamente, per chiedere maggior sicurezza in un quartiere così popolato e centrale nel panorama pesarese. La titolare del market, che racconta gli episodi subiti, ora gira con lo spray al peperoncino, non sentendosi più al sicuro, così come altre persone nel passeggiare per quelle strade. Praticamente abbiamo visto questa persona che riempiva lo zainetto con le birre. Abbiamo chiesto gentilmente di aprire la borsa alla cassa, l'ho superato alle casse perché non ha pagato. Lui si è rifiutato, dopodiché si è data la fuga. Nel frattempo ho provato a fermare e lui con la forza mi ha trascinato fuori dal negozio per scappare perché io tenevo la borsa e lui mi trascinava. E dopo comunque è scappato via, sono intervenuti le forze dell'ordine, la polizia di Pesaro, la ringrazio tantissimo. Comunque credo che è stata fermata questa persona, abbiamo fatto riscontro, riconoscimento e tutto quanto. Questo è il primo, diciamo, primo quello che ha avuto la voce, perché qua subiamo diverse volte da diverse persone, poi tantissimi magari non la vediamo neanche. E il secondo, subito 2 giorni dopo, arriva un ragazzo, fa il giro della corsia, prende i vini, mi vede anche che l'ho visto che l'ha preso i vini, va in cassa senza pagare. Chiedo gentilmente di tirare sulla maglietta perché l'aveva messo nella zona della pancia e lui continua a negare che non ha fatto nessun furto. Faccio lasciare il vino e accompagno fuori dalla porta. Questo succede continuamente. L'appello della titolare va poi al comune di Pesaro nella speranza che si possa incrementare il controllo e garantire una maggior sicurezza nel quartiere, oltre che nel tratto stradale che interessa il negozio stesso. È una zona bellissima, ci sono tantissimi abitanti, però a mio avviso c'è poca sicurezza, c'è molta delinquenza e comunque magari una zona dove comunque piace bere, magari alla sera così. Però questa non vuol dire che devono venire a rubare il negozio. È una sconfitta, è una paura, è ansia, ma non per me, anche per i dipendenti, ma anche per i clienti, perché i clienti giorno dopo comunque venivano un po' con la paura in negozio dicendo ok, c'è qualcuno dentro che dobbiamo preoccuparci, perché anche loro entrando la spesa non si sentono in sicuro, dicendo ok, se succede qualcosa, cosa succede? Cioè noi siamo in rischio, in pericolo. Quindi io chiederei al comune se hanno modi e la possibilità magari di rinforzare la sicurezza della zona, magari più pattuglie, ogni tanto se passano a farci un saluto, anche, gli offriamo anche il caffè poi volentieri, però che magari la sicurezza sia in prima lista.